Siamo nell'Alto Lazio, alle porte di Civita di Bagnoregio, candidato a diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO. La sua storia è una storia di resistenza contro le catastrofi naturali. Nei secoli, terremoti e frane hanno sgretolato parte del paese, costringendo molti ad andarsene. Bonaventura Tecchi, scrittore di queste terre, l'ha nominato, con tristezza, il paese che muore. Abbiamo scelto questo luogo per capire cosa sono le frane, il dissesto e come i geologi possono aiutare a preservare uno dei borghi più belli del mondo. Il geologo Giovanni Maria Di Buduo ci ha portati a vedere il Museo delle Frane, nato per raccontare questa complessa interazione tra uomo e territorio. Una frana è il modo in cui un versante ritrova un equilibrio perduto per un qualsiasi motivo. La natura non è dissestata. Le frane sono normali processi erosivi che avvengono sulle terre emerse. E il dissesto diventa quando l'uomo subisce dei danni. Spesso l'uomo è esso stesso causa del dissesto. Il problema è che abbiamo due depositi a comportamento totalmente differente, uno sovrapposto all'altro. Nella parte inferiore dei versanti queste argille che si deformano in maniera più o meno costante e rapida, e sopra abbiamo un ammasso roccioso che si frattura. Quindi c'è l'azione della gravità che tende già a fratturare il tufo, ma la fratturazione è notevolmente amplificata dalla deformazione delle argille che stanno sotto. Tutti questi fenomeni di instabilità ovviamente hanno portato nel corso dei secoli al progressivo restringimento della rupe. Abbiamo scoperto che il Museo delle Frane non è solo una struttura a fine turistico o divulgativo. I suoi geologi hanno anche studiato i versanti per individuare i punti più vulnerabili. Anche un piccolo crollo qui, vicino alla spalla del ponte, può causare gravi problemi all'unica via di accesso. Quindi questo è importante, calibrare le strategie di conservazione del territorio a seconda delle varie aree e di quello che succede. Gli abbiamo chiesto di portarci a vedere quale roccia si sgretola e perché. Siamo qui in prossimità del tufo su cui poggiano le case di Civita di Bagnoregio. Come vedete si tratta di un tufo massivo, omogeneo, infatti deriva da un particolare meccanismo eruttivo che si chiama flusso piroclastico, lo stesso tipo di eruzione che ha sepolto Pompei nel 79 d.C. a causa del Vesuvio. Si tratta di una sospensione molto calda e molto densa fatta di gas e particelle vulcaniche che scende rapidamente lungo i fianchi del vulcano, incanalandosi nelle valli. Dove questo flusso piroclastico si ferma e si raffredda, genera questi banconi di tufo che in alcuni casi sono molto spessi e la vetrificazione della cenere poi li porta ad essere molto duri, quindi ad avere un comportamento rigido. E quindi questi ammassi rigidi reagiscono agli sforzi indotti dalla gravità e dalla deformazione delle argille sottostanti, reagiscono fratturandosi e generando dei prismi dislocati parzialmente o totalmente come questi che vediamo sullo sfondo. L'argilla si deforma e si muove, il tufo di conseguenza si frattura e crolla. Alcuni blocchi della rupe, a rischio di caduta, sono stati legati fra loro con dei tiranti sotterranei. Ma come si conserva quindi un versante? Come evitare la prossima frana? Sotto la scarpata vediamo l'ultima opera realizzata, che è un rivestimento superficiale antierosivo, che è molto importante perché protegge la parte superficiale più inclinata delle argille dall'erosione. Queste argille si deformano anche in maniera più profonda, quindi alla base della scarpata i depositi argillosi andrebbero irrigiditi. Impedire la deformazione delle argille al di sotto della scarpata vuol dire sostenere indirettamente la roccia vulcanica che c'è sopra. Intorno a noi c'è un paesaggio incantevole, con speroni di tufo e sottili creste d'argilla. Si intuisce che la fragilità di questo luogo è allo stesso tempo la ragione della sua bellezza. Il sogno di Giovanni Maria è quello di educare i giovani d'oggi per creare adulti di domani consapevoli, perché ognuno di noi ha il dovere di conoscere il territorio per conviverci al meglio. Il museo, con la sua attività didattica, può rappresentare un importante strumento di divulgazione e di conoscenza per le nuove generazioni. Quindi partecipare alle sue attività vuol dire contribuire a fare di Civita non il paese che muore, ma il paese che lotta per vivere.